Abbiamo conosciuto Arian G. Singh, che ci ha parlato del suo progetto video Orofello sull'umanità e degli stereotipi sui rifugiati. Io mi chiamo Abdul Kadre, vengo dalla Guinea Conakry e vivo qua da quasi 3 anni, studio turismo e faccio dei video, sono un artista che ho un canale su YouTube. Il progetto video è nato che io per 2 anni ho fatto il teatro qua con un gruppo che si chiama Canteri Mitici e alla fine del progetto ero davvero molto, molto preso nel mondo artistico e con dei amici connazionali miei dalla Guinea, con un ragazzo che si chiama Boubacar, siamo visti e abbiamo iniziato a scrivere la nostra vita, diciamo, a raccontarci un po' le nostre difficoltà e abbiamo pensato di creare un canale e di condividere le nostre idee, perché per noi era un modo di condividere ciò che viviamo e anche denunciare alcune realtà che confrontiamo nella nostra quotidianità. Siamo un gruppo da 5-6 ragazzi in cui io e Boubacar scriviamo le scenografie e altri ragazzi ogni tanto propongono delle idee e ci vediamo, li studiamo tutti insieme, facciamo delle ripetizioni e abbiamo il nostro produttore che si chiama Lamin del Senegal, che anche lui ha, diciamo, la sua casa di produzione che si chiama Nemila Production, e con lui collaboriamo, se ne occupa delle riprese e del montaggio. Io ho altri ragazzi, io di persona faccio che sia lo scrittore delle scenografie e anche l'attore sul campo. Abbiamo iniziato 5-6 mesi fa con un gruppo, diciamo, l'idea era già nata un po' prima, però diciamo, abbiamo iniziato a lavorare 5-6 mesi fa come gruppo. Poi come canale, noi il nome si chiama Orefello sull'umanità, che Orefello è nella mia lingua madre, che vuol dire la cima della montagna, che l'abbiamo usato perché per noi era un modo di dire che abbiamo iniziato, diciamo, da zero e puntiamo proprio alla cima, di condividere ciò che viviamo. Uno dei video che a me è piaciuto tantissimo e che davvero sono contento di averlo fatto è quello che abbiamo girato in piazza, che parlava di casa, lavori, eccetera, tema che sia dei problemi che vivono gli stranieri che sono qua a Bologna ma anche in Italia. L'Europa ha vissuto un momento di immigrazione un po' elevato, ma non nascondiamo che comunque queste persone vengono perché sono stati dei casi che hanno costretti di partire e poi vengono qua, cercano un modo di inserirsi e se non trovano la possibilità, quindi per me è stata un'idea di poter mandare questo messaggio per dire che ci sono gente che hanno questi problemi e che cercano delle soluzioni e come la gente del posto non propone delle soluzioni, io di persona propongo delle idee, poi è da valutare. Ma trovare casa è davvero molto 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 difficile. Uno dei ultimi video che ho fatto c'era una battuta che diceva: trovare una casa in Italia è così difficile, sembra di chiedere a una ragazza italiana di sposarsi. Essendo già nero sei classificato come il permesso di casi speciali, perché noi siamo delle persone considerate speciali, ma nel lato negativo, non nel lato positivo. Alcuni affrontano questi problemi, ma soprattutto per noi che siamo, diciamo, ragazzi neri che provengono dal continente africano, è molto facile perché comunque da 10 km siamo già riconosciuti, quindi questo dà già un'immagine che la gente vede il nero come il cattivo, il ladro, quello che è venuto a derubarsi. Però in teoria ci sono dei ragazzi che sono qua, che fanno tutto per questo, che sia per il popolo, che sia per il territorio, che cercano solamente un posto dove recarsi, dove vivere in modo legale.